Mi sono alzato, ho preciso, sono sceso da casa. Sul pianerottolo ti incontro un amico mio, il fagiolo, che piangeva di tutto. Io ho fatto, che ha fatto, fagiolo? Mi fa sta zitta, ci ho speso più di 3.000 euro per cambiare tutti i vetri delle finestre di casa. E poi mi sono accorto che c'ha una crepa su occhiali. Gli ho detto, sei un fenomeno. Pensa che il fagiolo è così sveglio che l'ultima volta che è andato al cinema e ha letto Vietate ai minori dei 18, si è ripresentato con 17 amici, è un fenomeno. Insomma, sono sceso dal portone, non te vedo un cinquino tutto viola. Fatto un bene, questi hanno messo in roda una prugna. Mi sono avvicinato, c'era lo sportello aperto, il motore acceso è stato un attimo. Ho preso, sono boccato e me ne sono andato. C'è stato uno che mi è corso appresso per 200 maritaglie che gesticolava. Ah, ma io non do passaggio a nessuno con questi ladri che girano. Insomma, piano piano stavo per entrare in ufficio. Mi ferma uno, mi fa, dice a Cipo che c'è un euro per un panino. Io ho detto, sì, ma prima fammi vedere il panino, che con dove vai? Insomma, un bocco dentro mi dicono, ti esci, Cipo, va a portare sta busta a Campo dei Fiori. Gli ho detto, scusate, ma non si trova? Me fa, quando arrivi in zona chiedi, oh. Fatta ammazza che fenomeno, tutta città ha scritto te, oh. Cosa ho preso? Sono salito a cavallo della mia bici. C'è una bici che è uno spettacolo della natura, oh. Pensate che ci ho messo 2 mesi per verniciarla. Sì, perché gli ho chiesto al fagiolo, amico mio, gli ho fatto a fagiolo, che pennello posso usare per pitturare la bici? E il fagiolo ci ha pensato, ci ha ripensato. Poi mi ha detto, ci può usare il cinghiale. Non paga mica che bucia la culo per mettergli la testa dentro al secchio. Dai che mi scappa per tutta casa, a cinghiati e 4 figli a bici. Mamma mia, come sto. Insomma, sono montato a cavallo dalla mia bici e mi sono camminato piano piano. Andavo così piano che le lumache da terra mi facevano i fari. Mi scommavano vicino. Insomma, per strada mi ferma un vigile, mi guarda, io lo riguardo, lui mi riguarda, io lo riguardo, poi ci siamo riposati. Poi mi fa, dice, ciao, dice, ma non te vergogni, ma perché? Dice, a 40 anni ancora va in giro con la bici che è rotelle, ma chi ha? Mo sa guardare, fate parli te! A 50 anni ancora va in giro col fischietto, ma che cazzo io! E a fare cazzino, smaterializzate no! Mamma mia, come stavo! Insomma, piano piano cammina, cammina! Non mi fate vento che passa un pizzico, mamma l'amme! Passo davanti alla libreria! In vetrina c'era esposto un libro che ho scritto Come vincere la droga. Ho preso, sono sceso dalla bici, sono imboccata la piotta, gli ho fatto la commessa. Scusate, ma quanta se ne può vincere? Insomma, esco fuori, cammina, cammina, passo davanti a un'edicola. Da fuori c'era un articolo che mi riguardava. Mi riguardava. Mi riguardava. Mi sono avvicinato, ma che cazzo è, guarda? Insomma, c'era scritto arrestata Haiti per uso e spaccio di sostanze stupefacenti. Ma ho capito perché gli solidevano i monti e capretta gli facevano ciao, ma cazzo sarà pippato? Ma cagliata, gli aveva il nonno con la corna delle caprette, vabbè capito. Insomma, piano piano sono arrivato in zona, ho detto fammi chieda, ma giro, te vedo uno, gli ho fatto, scusa Chicco, mi si rigira questa una bestia. Sarà stato alto 3 metri, profondo 4. A posto della testa c'è anche gombro. Era tutto completamente pelato, ma così pelato che i sopracciglia si vergognano di fare da sole sulla fronte. Da bocca gli si entrava levandente solo. Se le gallette non erano magna fuori, che cazzo ne so? Sur di ogni dito c'era un brillocco, sembrava il signore da Anelli. A posto della collana si era direttamente messo in segna dalla gioielleria. Gli si apre la camicia, sul petto ci aveva tatuato a me Rambo me spiccia casa. Ah, guardate, io ho fatto, scusa Chicco, Campo dei Fiori, questo dall'alto di cieli mi guarda e mi fa, beato te che campi dei fiori, io campo di cocaina, mamma.